Ma sono contento perché il lavoro paga, la mediazione con Draghi e col governo ha portato ad approvare alcune proposte e richieste della Lega, quindi avere tamponi rapidi, salivari, gratuiti o a basso costo per le famiglie numerose, per i disabili, per i ragazzini, significa aiutare chi non può permettersi di spendere 100 euro a settimana per i tamponi e quindi noi vogliamo garantire salute, e io ringrazio i 40 milioni di italiani che si sono vaccinati, ma anche diritti e lavoro di chi ancora non ha potuto, non ha voluto farlo. Quindi mentre PD e 5 Stelle approvavano alla Camera la legge per coltivarsi le canne, la cannabis in casa, noi lavoravamo sui tamponi gratuiti. Lascio giudicare agli italiani chi seguiva il tema più importante. Scusi, si parla di diritti, la libertà di non vaccinarsi per lei è un diritto? Io sono per le libertà. La libertà di vaccinarsi, mi sembra che il Green Pass che avete votato oggi alla Camera è contro la libertà della scelta vaccinale. Noi siamo per la libertà di non vaccinarsi? Noi siamo per la libertà vaccinale in alcuni settori. Obbliga i lavoratori a tamponarsi tutti i giorni. In alcuni settori, come le case di riposo, occorre essere estremamente cauti perché si ha a che fare con persone fragili. Io ricordo che qualcuno pensava di portare al Consiglio dei Ministri l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e addirittura per il trasporto pubblico, tram, autobus e metropolitane. Ecco, grazie alla Lega questo non è. Neanche in Camera e in Senato. Io sono perché ognuno vive la sua vita privata come vuole, metto dei limiti. Quando il quotidiano Avvenire, che è il quotidiano dei Vescovi, non un house organ di sovranisti, denuncia la fiera dell'utero in affitto nella prossima primavera a Milano, io mi permetterò di dire di no, perché il catalogo dei bambini in vendita per me non è futuro. Non è diritto ma è egoismo, poi ognuno nella sua vita privata vive come vuole, non vado a chiedere a una persona con chi va a cena o con chi va a letto stasera, ognuno fa quello che vuole.